mi sento solo in mezzo alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fosse trasparente, e poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede in fondo, l'invido finalmente, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai, ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. Sulla collina delle giovani erbe mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto, e poi sagome dolci lungo i muri, bandiere temi più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, sì forse lo era, ma lei chinava il capo per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiara in una piazza scura, in una stanza più sicura. Non voglio essere solo, no, ma non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai, mai, oh no, mai, oh no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, non voglio essere solo mai. Non voglio essere solo mai, mai, oh no, mai, oh no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. No. Forse ti devono riaccendere. Vado. Ok, vado con questo. Allora Eugenio, questa mi sembra la classica piazza da concerto, concerto un po' intimistico, ma mi sembra una bellissima piazza. Io ho fatto mio un concetto di una persona che conosci anche tu, perché ti ho visto in un filmato recentemente, che è Fabrizio Poggi, che un paio di anni fa sono andato proprio qua in questa occasione, e lui mi ha insegnato che in fase di live la differenza tra chi suona e chi è di fronte è soltanto nella posizione, ma in realtà è un tutt'uno, è un coinvolgimento, è un dare e avere. Tu che hai dichiarato che la tua casa vera è il palco, che cos'è per te una performance live? Ma il palco alla fine, dopo tanti anni, è il posto dove io ho un senso, dove
gli americani che misurano tutto, no? Amano le statistiche, i numeri, hanno fatto uno studio molto interessante, molto approfondito sulla felicità e hanno scoperto, guarda caso, l'acqua calda, cioè che la felicità è avere un ruolo in una comunità. Loro usavano poi nell'articolo molto simpaticamente i Simpson come esempio, dicevano è molto più felice un Homer qualsiasi che non Mr. Burns, cioè il più ricco di tutti, che però si trova poi isolato e odiato da tutti. Ecco, il mio ruolo nella società da 40 anni è stare seduto qui con la chitarra a fare il gioppino, no? Da piccolo, da ragazzo, da ragazzo fino ai 40 anni quasi, l'ho patito veramente in maniera grave, anzi diciamo che fino agli anni 80 stavo male, quasi fisicamente male, quasi prima di ogni spettacolo. C'è anche da dire che negli anni 70 ogni spettacolo era una battaglia vera e propria, con sassi che volavano, lacrimogeni e cose, quindi ne avevo anche, insomma, ben d'onde, però... Da una ventina d'anni è diventato un piacere e negli ultimissimi anni mi sono anche reso conto che è un grandissimo privilegio, cioè se ci pensate avere voi davanti questa sera è un onore grandissimo, no? E svaniscono tutte quelle cose che hanno un po' le star, le persone, sai, quelli che pensano che tutto gli sia dovuto, invece cominci a renderti conto che il fatto che ci sia ancora tutta questa gente che è disposta a passare una serata ad ascoltare quello che ho da dire o da cantare è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio, per il quale vi ringrazio in maniera veramente profonda.